Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Ah, guarda che bello. Ah, ce l'ho. Vabbè che sono circondato, ma chiaramente ce l'ho al bavero della mia giacca, il mio Alberto, il mio Albertino da Giussano. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, buongiorno a tutte le persone che di buona volontà che in questa fase stanno cercando di contribuire dando una mano alla vita di questo paese, dando una mano alla politica per quello che possono, dando un contributo proprio ideale, di investimento di tempo, in un momento nel quale siamo tornati in zona gialla, rossa, verde, blu. Anzi, mi piacerebbe sapere da voi che cosa ne pensate di questo argomento. Intanto che condividete questo video sulle pagine di amici, di persone che magari non la pensano esattamente come noi, magari qualche grillino, qualche 5 Stelle o qualche esponente, amico, o qualche sostenitore che voi conoscete del Partito Democratico. A me fa sempre molto piacere riuscire a entrare nelle loro pagine per dare semplicemente magari anche un'idea differente, insomma, cambiare idea è segno di intelligenza. Noi siamo assolutamente aperti a sviluppare le nostre idee attraverso il contributo dei nostri sostenitori. Lo facciamo anche se le critiche sono costruttive, con il contributo di chi non la pensa esattamente come noi. Io oggi però devo festeggiare assieme a voi, quindi siamo arrivati a 400, superiamo la soglia dei 4,50, no, però adesso a parte gli scherzi, andiamo avanti, sosteniamo la Lega, sosteniamo il nostro Matteo Salvini e parliamo dei successi che la Lega sta ottenendo anche all'opposizione per questa legge di bilancio. Infatti primo firmatario Massimo Garavaglia, ma diciamo che l'indirizzo chiaramente è la strategia che la Lega oramai tiene da parecchio tempo, quello del sostegno, del contributo ai lavoratori autonomi, alle partite IVA, a dare una mano a quelle che sono veramente l'ossatura di questo paese, la spina dorsale economica di questo paese. Come sapete, in questi 10 mesi il governo Conte & Company ci hanno indebitato i nostri figli. Farò un video su questo argomento perché è un tema molto interessante, sul quale purtroppo non c'è abbastanza visione, non c'è abbastanza lungimiranza da parte dei media, e questo lo analizzo molto semplicemente perché non rimarcano il fatto che in questi 10 mesi il governo Conte, PD, 5 Stelle, Leo, Renzi, ci hanno indebitato per 100 miliardi di euro, 100 miliardi. Alcuni di questi per le spese che sono state fatte le avrebbe fatte chiunque, e cioè il tema della cassa integrazione per esempio. Non è un discorso di bandiera, non è un discorso di gialli, verdi, rossi o blu, ma è evidente che dei soldi, dei miliardi di euro per la cassa integrazione in questa fase sono doverosi, e quindi chiunque ci fosse stato al governo avrebbe fatto queste cose. Bah, aspetta, forse dovremmo pensare anche che al governo potrebbe esserci stato un signore alla Monti o alla Fornero, quindi diciamo che comunque, a parte le battute, l'anno bianco fiscale è stato un risultato ottenuto dalla Lega, l'esonero dei contributi previdenziali per coloro i quali abbiano un reddito sotto i 50.000 euro o abbiano subito nel fatturato 2020 una perdita almeno del 33%, quindi di un terzo del loro fatturato. Dunque questo è un risultato storico. 1 miliardo di euro verrà dedicato a queste partite IVA, a queste società, a queste aziende, ma con una logica molto semplice, perché anche qua, cioè, mentre noi proponiamo questo, dal PD per esempio sono stati decisi, attraverso sempre un emendamento, nuovi contributi per l'acquisto di macchine elettriche, il 40% del costo della macchina. Ricordo che di macchine elettriche prodotte, costruite in Italia, lasciamo stare l'azienda, se l'azienda è basata in Italia, non è basata in Italia, eccetera, eccetera, ma di fabbriche che costruiscono macchine elettriche in Italia, boh, non so se la Fiat, l'ex Fiat, la FCA produce una piccolissima parte di auto elettriche in Italia, ma se io devo dare dei contributi che poi vanno a finire dalle tasse degli italiani, passano per il governo e vanno a finire direttamente in Cina, parliamone, ok? Noi non siamo concordi, perché noi riteniamo che le tasse degli italiani devono arrivare, essere introitate nella finanza pubblica, e il governo le dovrebbe indirizzare verso gli interessi degli italiani. Questo è quello che noi facciamo, e questo invece è quello che evidentemente il PD and company non fanno, cosa che è dimostrata. Sì, Morelli è cattivo, ce l'ha sempre con bla 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 bla, però non ho fatto io il tema, il bonus dei monopattini elettrici, non ho fatto io il bonus per il turismo, accusando poi gli italiani che hanno fatto i turisti di essere dei pericolosissimi negazionisti, non ho fatto io il cashback, che è una cazzata pazzesca, perché ha motivato i cattivi al governo per responsabilizzare, ma questa è proprio un'infamata, responsabilizzare gli italiani che sono andati a fare shopping. Prima fai il cashback, quindi dici italiani fate shopping, poi gli italiani vanno a fare shopping e gli dici ma cazzo vi siete assembrati, ma bello mio, ma chi state prendendo in giro? L'argomento, il tema, lo storytelling che si vuole creare è formare tutte le condizioni perché ci siano delle situazioni che sono situazioni borderline, nelle regole ma borderline, cioè le persone che camminavano in giro per i centri delle nostre città stavano rispettando le regole, non erano assembrati, le code davanti alla Rinascente di Milano erano assolutamente regolari per la norma, per la legge, ma attraverso queste scene che abbiamo visto, queste foto rilanciate dai media, da tutte le televisioni, eccetera, eccetera, quelli al governo. Mi è capitato poco fa in una trasmissione televisiva su 7 Gold, che ringrazio, un emittente locale che è riuscita a creare un network nazionale, complimenti, viva le tv e i giornali locali. Beh, sono riusciti ancora una volta a dire ma è responsabilità di quelli lì, bisogna stare attenti. Ma cacchio, se mi dici che posso andare a fare lo shopping e mi dai anche un incentivo per fare lo shopping, poi vado a fare lo shopping, e quando lo posso fare lo shopping? Se alle 6 bisogna chiudere tutto, e poi c'è la minaccia di zona rossa, poi c'è questo e quell'altro, poi i centri commerciali li hai tenuti chiusi, a quel punto, bello mio, dove vado? Vado in Via del Corso a Roma, vado in Monte Napoleone a Milano, vado nel centro di Torino, di Bologna, di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma era talmente logico che è difficile a questo punto poter ipotizzare che ci sia semplicemente una scarsa obiettività, una scarsa strategia. A questo punto la strategia va proprio nei confronti di, lo ribadisco, responsabilizzare gli italiani su cose di cui non sono responsabili. Io ti ho dato il bonus turismo, sei andato a fare turismo, ti sei sembrato puzzone, anzi, pure, oltre che puzzone, sei pure negazionista. Ti ho dato il cashback per dirti di andare a fare lo shopping, di comprare nei negozi italiani, sei andato a fare lo shopping nei negozi italiani, negli orari che io ti ho imposto e che ho imposto anche ai commercianti. Lo hai fatto nelle regole, purtroppo quelle regole, siccome non sono state inserite in un quadro ragionevole, perché la ragionevolezza vorrebbe che se io permetto a tutti di fare shopping, e anzi motivo, do un sostegno, un contributo, un incentivo allo shopping, allora a quel punto apro tutto, perché se i centri commerciali sono chiusi, se gli orari sono limitati, eccetera, eccetera, evidentemente le persone che tu hai incentivato andranno a fare shopping in quelle fasce orarie e in quei luoghi che tu hai permesso di tenere aperto. E invece una cosa logica che noi avevamo detto, era apriamo tutto, diamo la possibilità persino ai commercianti di tenere aperto di più rispetto al normale, perché peraltro, poveri, cioè rendiamoci conto che queste aziende che hanno dipendenti, sui quali gli imprenditori hanno fatto degli investimenti, hanno messo il loro sangue, sono stati lì sabati, le domeniche, i natali, i saldi, non i saldi, eccetera, eccetera, hanno dovuto chiudere per un periodo importante dell'anno. Beh, se gli dici guarda, se vuoi puoi tenere aperto fino alle 9 di sera, fino alle 11 di sera, fino a... Ecco, quelli rimangono aperti, perché per mesi sono rimasti chiusi e non vedono l'ora di poter fatturare, te capì? Fatturare, lo dico con un accento un po' milanese, perché la fattura per queste persone, per queste imprese, per questi lavoratori, i loro dipendenti, è fondamentale. Altrettanto fondamentale come l'anno bianco che la Lega è riuscita a ottenere, malgrado il fatto di essere all'opposizione, 1 miliardo di euro, con l'esonero dei contributi previdenziali per partite IVA, insomma per un sacco di gente, e noi siamo ben contenti perché oggi sempre in trasmissione mi si diceva ma nel 2022 eccetera eccetera, ma amici miei, le aziende nel 2022 ci devono arrivare vive, perché se le aziende muoiono da qui al 2022, intanto non è le aziende che pagano quel poco che riescono di tasse, primo. Secondo, tutti i lavoratori di queste aziende saranno a carico del pubblico, perché se perdono, le persone perdono il lavoro, perché l'azienda, il commerciante, l'esercizio, il panettiere, l'edicolante, il camiciaio, eccetera, eccetera, perde la possibilità di tenere vivo il suo negozio, il suo dipendente perde il lavoro e c'è la cassa integrazione, c'è la disoccupazione, ci sono una serie di, chiaramente, di possibilità. Dunque, siccome comunque il pubblico paga, è meglio mantenere in vita queste società, queste aziende, che non chiudano, perché almeno quando ci sarà lo sbocco, la risoluzione di questo terribile problema, quelle aziende saranno vive. Cioè, ma cosa ci vuole? Oggi però da La Verità, il giornale che io vi consiglio di leggere tutti i giorni, io seguo la rassegna stampa dell'amico Daniele Capezzone, bellissimo, se dovete fare un regalo, un libro, eccetera, eccetera, Like Crazia è il libro di Daniele Capezzone, anzi domani, oggi se riesco faccio anche qualcosa con lui e con il libro. Allora c'è l'articolo, l'intervista al nostro Matteo Salvini, così preparo il governo per sostituire Conte. Allora Matteo ha riconosciuto, cioè oramai il perimetro è abbastanza chiaro, il nemico politico del popolo italiano è il Conte Casalino, Casalino che decide e Conte che esegue, questi ministri che sono dei folli. Leggo, sento, noto che si parla della riapertura delle scuole, è giusto, sacrosanto, doveroso che si riaprano le scuole al 7 di gennaio, è doveroso, sacrosanto, giusto che però lo si faccia in sicurezza e non solo all'interno delle classi, ma anche per arrivare alle classi, perché come sapete questa famosa seconda ondata è in parte dovuta anche agli assembramenti involontari, perché ancora una volta vuoi dare la colpa agli studenti? Vuoi dare la colpa agli studenti che sono andati a scuola nella prima fase, settembre, ottobre, quando le scuole hanno riaperto e questi cazzoni non hanno previsto di ministri, non hanno previsto di scaglionare gli ingressi nelle scuole? Lo hanno detto tutti, non l'ha detto Morelli, non l'ha detto Salvini, non l'ha detto solo la Lega, lo hanno detto i virologi, gli zanzarologi, gli epidemiologi, tutti l'hanno detto, tutti, che sarebbe stato necessario scaglionare gli ingressi, cosa che non è stata fatta, rimpallo di responsabilità peraltro anche qua veramente sciatto, scandaloso, tra le due ministre, la ministra dei trasporti PD De Micheli, che dava la responsabilità alla ministra dell'istruzione 5 Stelle Azzolina di non aver scaglionato, mentre la seconda diceva ma tu devi pensare ai trasporti. Allora ragazzi, uno, il problema dei trasporti è questo: se tu dai un regolamento, l'80% di presenze, di capienza del pullman, perfetto, il 50%, il 30%, quello che vuoi, dai un'indicazione. Per far rispettare quell'indicazione serve la polizia, serve qualcuno che sia lì e dica stop, qua non si entra più, autista vada dritto, non faccia più salire nessuno fino a dove dobbiamo arrivare, faccia scendere solo le persone, nel caso sale qualcun altro. Questo è che bisogna fare, perché se no tu dai giustamente un indirizzo numerico rispetto alle persone che possono salire sul pullman, ma se poi nessuno può controllare, cosa pensi? Che l'autista a un certo punto si mette lì con il cicalino e conta le persone e poi a un certo punto dice basta, stop, fermi tutti, fermi. Quello poverino, soprattutto nelle grandi città dove il degrado, soprattutto a Milano e in altre città, sta diventando padrone delle città, delle nostre strade, beh, quello si prende due pizze in faccia, come si dice a Roma, e poveraccio, cosa vuoi farci? E allora serve qualcuno che dica stop, fermi tutti, non si sale più, aspettate il pullman successivo, che tanto arriva in tempi rapidi e celeri. Dall'altra parte è evidente che se non scaglioni gli ingressi nelle classi, tutti i ragazzi andranno a scuola, se devono andare a scuola alle 8:30, andranno a scuola sui mezzi pubblici tra le 7:30 e le 8:30. Ma ci vuole un genio? Ci vuole Einstein? Non credo. Però noi passiamo, il problema è che noi passiamo da Einstein, dall'esempio Einstein, all'Azzolina, a Bonafede, a Conte, a Casalino, alla De Micheli. Te capì? Questa è la situazione. Anno fiscale, ragazzi, l'anno fiscale, l'anno bianco fiscale per le partite IVA è il top. Qua bisogna veramente, vi prego, ditelo agli amici, ai parenti, ai compagni, a chi credete, è una cosa importantissima perché appunto permetterà di dare un sollievo fiscale a migliaia di aziende che noi ci auguriamo possano continuare a lavorare, a tenere aperto, a sopravvivere in questa fase difficilissima. Ancora, così preparo il governo per sostituire Conte, vi dicevo. Il nostro Matteo sta pensando a un governo di centrodestra con parlamentari di buona volontà, chiaramente, che possano contribuire a dare soluzioni come quella che vi ho accennato, che grazie alla Lega è passata in legge di bilancio, speriamo che con un emendamento, speriamo, approvato da tutti i gruppi, speriamo che chiaramente anche in aula la cosa venga confermata. Sempre dalla Verità devo ringraziare il direttore Belpietro che dice la Milano di Sala, criminalità e degrado. Vediamo se riesco a renderlo, eccolo qua, criminalità e degrado. Purtroppo c'è stato un omicidio, alle 11 avremo un appuntamento come Lega proprio nel territorio milanese dove si è verificata questa tragedia. Questo chiaramente è la punta dell'iceberg, perché è chiaro che un omicidio può accadere nelle grandi città, nelle metropoli, purtroppo queste cose accadono. Il problema è che purtroppo Milano è diventata la capitale dell'insicurezza, quindi mentre da un lato abbiamo il mister CDA Sala, che manager Sala, che è un grande follower, fa le foto, fa di qua, fa di là, le calzette colorate eccetera eccetera, ma ha letteralmente abbandonato la città all'insicurezza. Lui ha dichiarato, Sala, di voler fare un incontro col prefetto per capire quali sono le possibilità, i nuovi agenti sul territorio milanese, ma tutto questo è diciamo il risultato di un percorso di insicurezza che purtroppo sta colpendo la città di Milano, che dovrebbe essere tornare a essere la locomotiva del paese, e se queste sono le premesse, auguri, auguri, auguri ai milanesi. Sempre la Verità parla delle mascherine cinesi di Arcuri con le nuove carte segrete che appunto vanno nella direzione di dare delle responsabilità ad alcuni personaggi vicini, presumibilmente vicini ad Arcuri, per quanto riguarda gli affari che hanno riguardato le mascherine cinesi. Se tutto fosse confermato, chiaramente sarebbe uno scandalo inenarrabile, perché vi ricordo che il signor Arcuri, commissario straordinario scelto da Conte, dal PD, da questo giro, ha in mano i miliardi degli italiani, e di questi miliardi noi, il Parlamento, non ha visto nulla, perché essendo un commissario sta gestendo totalmente in maniera autonoma tutto il tema dei bandi, dei concorsi eccetera eccetera. Vi ricorderete i video che ho realizzato grazie al lavoro dei leghisti, di Laura Cavandoli, collega parlamentare emiliana, che aveva fatto delle interrogazioni proprio riguardo a uno dei temi che aveva investito Arcuri, e cioè i banchi a rotelle, dove avevamo pizzicato un'azienda che con un dipendente in cassa integrazione, che era riuscito a vincere un bando da 40 e passa milioni di euro per procurare 300.000 banchi a rotelle, un'azienda con un dipendente in cassa integrazione. Vi rendete conto? Oltre 40 milioni di euro, 180.000 banchi a rotelle, mi sembra, 180.000 erano, banchi a rotelle nell'arco di poche settimane. Follie, l'abbiamo sgamati, sono andato assieme a voi a vedere dov'è l'azienda, un'azienda che non sappiamo bene se esista. C'è un luogo fisico, un capannone, ma lasciamo perdere. Lo trovate tutto sulla mia pagina Facebook, chiaramente. Chiudo dicendovi, e vi saluto, dicendovi che purtroppo il virus si è modificato, come si sapeva, lo hanno detto tutti, anche questo, non serve certo nessuno di noi che ve lo possa dire, lo hanno detto tutti gli espertoni, il virus muta, è mutato, bravi, è mutato, e che cosa ha fatto il governo Speranza, Di Maio e company? Hanno chiuso le frontiere, hanno chiuso i voli con l'Inghilterra, la Gran Bretagna. Vi ricordo che la stessa cosa è successa con la Cina, dove il governo aveva chiuso i voli dalla Cina. Noi avevamo detto: controlliamo tutte le persone che scendono dagli aerei cinesi, tutte le persone, non i cinesi, tutte le persone che scendono dagli aerei che arrivano dalla Cina, e ci avevamo beccati dei razzisti, solite palle che ci raccontano. Loro sveglioni, loro buoni, hanno chiuso i voli. Le persone cosa facevano? Non arrivavano direttamente dalla Cina all'Italia, facevano Cina, Emirati Arabi, Italia, Cina, un altro paese, Italia, eccetera, eccetera. Quindi tu non sapevi esattamente da chi era partito dalla Cina. Quindi diciamo che lì hanno fatto una boiata atomica, dando a noi dei razzisti, loro buonisti, hanno fatto la boiata atomica. Oggi, non contenti di quello che era stato quel risultato, lo ripetono con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna, e cioè le persone che in questo momento sono a Londra e dovrebbero tornare in Italia, secondo voi rimangono in Italia? Rimangono a Londra, scusate, se possono, prendono l'aereo da Londra, prendono un altro mezzo, ricordo che in Europa esiste anche il TGV, il treno veloce, eccetera, eccetera, ma se possono prendono un altro aereo, partono da Londra, vanno in un altro paese e dall'altro paese arrivano in Italia con il virus mutato. Bravi, bravi, bravi gente del governo italiano. Avete avuto l'esempio, il primo esempio che vi è capitato, ci è capitato, perché poi i risultati ce li hanno gli italiani, delle cazzate che fate. Diciamo che avete fatto un errore, noi ve l'avevamo detto, ma voi avete fatto un errore lo stesso, quindi doppiamente colpevoli. Chiudendo i voli dalla Cina, adesso, dopo quell'errore, ripetete lo stesso errore con la Gran Bretagna. Beh, cazzarola, errare umano, perseverare è diabolico, e questo governo evidentemente è fatto da diavoli. Ciao.